Jimmy Ghione qui a Firenze, grande appassionato di calcio, grande intenditore anche di calcio, tifoso del Torino, un Torino che va a corrente alternata un po'. Sì, io come dicevo, purtroppo la nostra classifica era immobile, però adesso questa parola mi tira un po' su di morale, perché adesso il grande Ciro è tornato e speriamo che faccia gol, perché quello che serve al Torino in questo momento è il gol. Siamo un po' carenti in attacco, in difesa non andiamo male, ma è chiaro che se non si segna subentra una sorta di paura, il difensore ha paura, il portiere ha paura, tutti hanno paura, e per cui la paura non ti porta a segnare e ti porta poi a una classifica così quasi triste. Quindi insomma Immobile lo vedi in grado di rilanciarsi dopo queste ultime esperienze non del tutto positive all'estero? Beh, ma dato che io non ho un amico ma un fratello che è Ventura l'ha inventato lui Immobile, nel senso che è vero, nel Pescara giocava bene, poi è andato a Genova, non ha fatto un granché. Il Torino invece gli ha ridato linfa grazie a Ventura, come linfa è stata ridata a Cerci grazie a Ventura. Quindi io sono non speranzoso, di più. Immobile sicuramente già sabato, se gioca, farà gol contro il Frosinone. Invece sulla questione Quagliarella, qual è la tua idea, la tua posizione? La mia idea è che, vabbè, ha avuto il coraggio di tirare il rigore, per cui un plauso a Quagliarella, perché se c'è questa sorta di contraddizione, voglio dire, non doveva neanche tirare il rigore, no? Diceva, io me ne sto in disparte, non sarebbe stato lui a fare gol su rigore, però non avrebbe neanche dovuto chiedere scusa. Quindi ha avuto coraggio nel tirare il rigore. Dall'altra parte è stata un po' troppo plateale quella scusa. Voglio dire, ormai fai parte di quella squadra, fai il tifo per quella squadra e se segni esulti per quella squadra. Anche perché Quagliarella ha giocato in mezzo campionato, ultimamente ha segnato contro la Sampdoria e non ha esultato, col Napoli non ha esultato. Cioè, voglio dire, siamo un po', dai, bisogna essere un po' più chiari su queste cose. Parlando di mercato, invece, cosa pensi di Maximovic e dell'offerta clamorosa che il Napoli era pronto a presentare? Cairo invece sembra intenzionato a trattenerlo, almeno per adesso. Ma io penso che Maximovic a giugno se ne andrà, è un'offerta importante, si parla più di 20 milioni di euro, quindi le mie gambe tremerebbero di fronte a un'offerta del genere, ma penso che Cairo lo darà e sta facendo un po', magari, sai, sono i giochi tra presidenti, no? Non te lo do, mi devi dar di più. Maximovic secondo me è un gran giocatore, è giovane. Non so se vale quei soldi, perché poi è parametrato a che cosa. Lui dice, Cairo ha detto, se Romagnoli è stato pagato quello, anche Maximovic deve essere pagato in egual misura. Mi dispiacerà il giorno che andrà via Maximovic, ma spero che Cairo, nel momento che incasserà quei soldi, li reinvesta per comprare altri giocatori. La politica poi del Torino mi piace molto, di acquistare giovani, anche se però gli inserimenti dei giovani vanno accostati a qualcuno d'esperienza. Per esempio Maxi Lopez aveva esperienza, però ci serve anche qualcun altro, insomma. E da questo girone di ritorno che cosa ti aspetti dal Torino? Magari maggiore continuità, ma soprattutto quale posizione potrà raggiungere? Ma sai, io dico sempre, essere tifosi del Torino vuol dire prima guardarsi indietro e poi avanti. Quindi noi vogliamo raggiungere i 40 punti, che vuol dire salvezza. E a quel punto lì, con la tranquillità acquisita, possiamo pensare poi in grande. Per ora, e a fronte di quello che sta succedendo, mi sto guardando indietro. Per guardarmi avanti devo aspettare qualche partita. Lo scudetto sarebbe l'Europa League? Lo scudetto sarebbe l'Europa League, però tenete presente che le ultime tre partite abbiamo fatto 0 punti, quindi in questo momento lo scudetto è salvarsi, anche se è un po' nefasta come cosa. Speriamo.